Allora, buon pomeriggio a tutti, a chi è qui con me e ai quali io do le spalle per motivi di collegamento misto in presenza dal vivo e online, e buon pomeriggio anche a chi ci ascolta da remoto. È qui con noi il professor Giuseppe Garrera per continuare il discorso sugli archivi e sul collezionismo, e oggi lui ci parlerà in questo seminario, perché potete intervenire e fare domande, possiamo discutere di archivi privati, anzi io me lo auguro. Ci parlerà del fondo della biblioteca di Carlo Bordini e del suo archivio, e in più in generale delle problematiche che si hanno quando si affronta questa complessa e trascurata materia della eredità concreta, fisica e anche morale e spirituale dei poeti e dei scrittori contemporanei. Eredità che ora è ancora più complessa e complicata, perché molta con la loro corrispondenza e dei loro appunti, dei loro testi, non è più su carta, ma si svolge sul computer, le mail, le lettere. A questo proposito poi ci parlerà anche il professore, naturalmente. Si ricorda che l'Università di Siena sta conducendo da anni un progetto sulla salvaguardia degli archivi digitali, e quindi il computer di Carlo Bordini su hard disk è stato preso dall'Università di Siena, adesso si trova lì, e quindi anche la parte virtuale immateriale della sua vita di poeta, di scrittore, di intellettuale, e potrà essere tramandata in futuro. Tutto quello che accade oggi, come al solito, viene registrato e sarà caricato nei prossimi giorni sul canale YouTube della Biblioteca Elio Pagliarani, che vi consiglio fortemente di andare a vedere e anzi di iscrivervi al canale, perché ci sono praticamente tutti gli incontri che abbiamo realizzato, sia quelli delle scuole che quelli della biblioteca, dalla pandemia, cioè dai primi mesi del 2020, dell'anno 2020. Sono quindi quasi 2 anni di attività. Inoltre, sull'altro canale YouTube, quello che sta sul premio Elio Pagliarani, ci sono molti materiali storici e direi proprio anche unici, in via di pensamento, che riguardano dall'attività alla voce, le manifestazioni pubbliche, le letture pubbliche di Elio Pagliarani, e anche delle audiovisite e semplicemente audio degli ultimi suoi laboratori. Grazie, do la parola a Giuseppe Garrera. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Allora, devo iniziare subito. In realtà, nella puntata precedente avevo un po' descritto che cosa può essere la biblioteca di un poema, in particolare quella di Carlo Bordini, perché era una biblioteca non da accademico, non da letterato, ma da lettore. Cioè i libri venivano letti. Sembra strano detto così, però venivano letti, intendo, con la passione della lettura, di non solo incontrare qualche autore nuovo, perché molti mi ridonavano, ma soprattutto di imbattersi in versi o in momenti della lettura preziosi. Dunque, una biblioteca abbastanza disomogenea, perché non era di collezione, non era di riempimento dei vari settori, molto d'uso. L'altra puntata, che poi, come ha ricordato Celta, è in rete, questo sentire, avevo analizzato le sue modalità di lettura e di sottolineatura. Cioè come sottolineava i testi, come li gestiva, quelle che si chiamano le note o le didascalie, o meglio ancora gli appunti di lettura che lui faceva, e la gerarchia delle sue letture. Cioè, nel senso che avevo
mi ero soffermato sul punto che spesso il poeta, qualsiasi verso sia, tende a nascondere le fonti più importanti della sua ispirazione. Cioè, in alcuni casi pubblicamente dichiara quali sono i suoi autori di riferimento, poi ci sono dei libri preziosissimi, è come se fosse un'isola. Un arcipelago nascosto, andando a vedere la biblioteca, ci si accorge che ci sono le raccolte di cui non ha mai parlato, quasi mai parlato, e che sono state un punto di riferimento, un riferimento della lettura, eccetera. Oggi volevo un po' spostare l'attenzione su un'altra modalità dell'archivio e del collezionare, e cioè su un principio su cui già mi sono soffermato, è il fatto che un collezionista colleziona con una sorta di ferocia totale, cioè non lascia nessuna traccia. Quando io ho preso la biblioteca di Carlo Cotillo, quando prendo un archivio, la cosa di cui mi dispiace di più è se hanno già buttato qualcosa. Nel principio che tanto non era di nessuna utilità, potrebbero essere vecchie pagine gialle, potrebbero essere i gialli, cioè il poeta, lo scrittore, prima di addormentarsi era abituato a leggere dei gialli, ma quel genere non è da non considerare, potrei trovarci delle tracce, degli elementi, degli spunti illuminanti. E mi volevo fermare su un aspetto, le edizioni e i paratesti, cioè il fatto che si intende spesso come collezionismo bibliofilo il fatto che nel Novecento tu raccogli e collezioni le prime edizioni. Le edizioni sono importantissime per diversi motivi. Uno perché è la prima incarnazione del testo, cioè si è presentato al mondo con quella copertina, con quegli errori, con quei refusi, con quella casa editrice, con quella storia. In realtà c'è già da dire una cosa complessa, che spesso una prima edizione di poesia in realtà è l'insieme di apparizioni in riviste, in rivistine, in giornali di quei componimenti, cioè già una pre-storia molto lunga, direi in alcuni casi molto importante e interessante. Perché quelle poesie sono apparse in un contesto di altre poesie di altri autori, in un impaginato, in una fortuna, in una per noi importantissima datazione, perché può darsi che dalla prima edizione a stampa siano passati diversi anni riguardo alla prima edizione. Faccio un esempio banale. Io non ho mai visto una mostra dedicata a Sandro Penna dove l'apparizione del primo libro di Sandro Penna sia preceduta da tutte le apparizioni in rivista di quelle poesie che sono. Cioè la sua storia di disseminazione, che è classica dei poeti. Noi sempre immaginiamo che alcuni poeti sono arrivati alla Mondadori, sono arrivati alla Feltrinelli. No, non sono arrivati alla Feltrinelli. Hanno scalato una montagna di tantissime piccole, minime, amichevoli, consorterie di fedeli d'amore che hanno permesso loro di pubblicare poesie e spesso molto tardi sono arrivati al testo, chiamiamolo, importante dal punto di vista pubblico. La storia della poesia è una storia di piccolissime edizioni, di edizioni pirata, di edizioni a bassissima tiratura, di editori coraggiosi. Non finiremo mai di elogiare la mappatura e l'arcipelago di coraggio e di Cosa passione della compra storia della questa poesia. macchina? A Non c'è tempo. questo va aggiunto però un elemento: questo culto della prima edizione, per l'importanza che riveste sia in narrativa sia in poesia, non ci deve far tralasciare l'importanza delle ristampe che noi riteniamo inutili. E oggi ho portato un esempio di un'autrice importantissima come Elsa Morante, e un segnale avuto dalla biblioteca di Carlo Bordini. A questo punto chiedo a Carlo Bordini perché aveva delle ristampe di Elsa Morante. Lo avevo detto con un tono di disprezzo da bibliofilo, cioè avere questa l'edizione club degli editori dello Scialle Andaluso, ristampa, questa è una ristampa, chiamiamola popolare. È la domanda: perché conservi questa? Se potevo trovare una bancarella costava meno.
E lui, credo non consapevolmente, disse: no, guarda, questa l'ho conservata per la nota biografica di Elsa Morante. Cioè, per un paratesto che è la fascetta che sta qui, dove c'è la notazione 10 righe di Elsa Morante. Appena ho potuto, questo non è quello di Carlo Borghini, perché appena ho potuto sono raccontarvi questo su eBay, credo 2,50 euro. E ho cominciato un'avventura straordinaria. E cioè, questo input di Borghini mi ha fatto capire, nel caso qui di Elsa Morante, che sto scoprendo di molti autori, il fatto che in ogni ristampa, in ogni edizione, lei interviene. Non solo interviene sulla copertina, che non è detto, ma interviene, ad esempio, nella cosiddetta nota biografica, tracciando una leggenda di sé che mette a fuoco negli anni e che fa sì che noi in questo momento, lo posso già dire, tutte le edizioni, le ristampe economiche, assolutamente di nessun valore bibliografico, di Elsa Morante, portano tracce d'oro, tracce preziose e perdute nella raccolta dei mediani, nelle raccolte, quelle chiamiamole ufficiali, che lei ha lasciato nel paratesto. Vi faccio alcuni esempi. Charles Andaluso, ristampa Club degli Editori, che ne usciva un anno dopo. Motivo questo mio che non riguarda Carlo Borghini, mi rendo conto che chiaramente lo sapevo già, il Club degli Editori aveva le copertine di Bruno Munari. E cioè che questa copertina, cioè se vediamo la sovraccoperta, è progettata e firmata da Bruno Munari, con un particolare. Bruno Munari, forse per la prima volta, adotta la sovraccoperta come coperta intera del libro. Cioè il libro è avvolto, perché vedete che l'ho dovuto aprire, perché voi possiate avere che cosa? La frangia, uno scialle. Questo è lo scialle andaluso. È come se noi avessimo un dipinto, una illustrazione che ci guida e ci accompagna. Lo scialle andaluso aveva nella prima edizione Einaudi invece una traccia fortissima di Elsa Morante, che era un quadro del suo disperato amore, uno dei dolori forse più profondi di tutta l'esistenza di Elsa Morante, che è il pittore Bill Morrow, cui si innamora dopo averla conosciuta nel 59 a New York, poi viene nel 62 qui a Roma, hanno una straordinaria storia d'amore, di passione fortissima. Veniva chiamato Alain, più bello e aristocratico di Alain Delon, un pittore di grandissimo fascino. Fece questa mostra nel 62 alla Nuova Pesa con la presentazione di Alberto Moravia. Pochi mesi dopo la partenza a New York, si getta da un grattacielo. E Elsa Morante addirittura comincia a cessare di mangiare con l'intenzione di morire di fame. È Alberto Moravia che la imbocca con un cucchiaino e una cannuccia per ridarle coraggio. E allora teniamo presente una cosa: in molte copertine dei libri di Elsa Morante appaiono i dipinti di Bill Morrow come un continuo omaggio, un continuo ritorno. In realtà lo scialle andaluso è molto importante perché Bill Morrow fa un ritratto di Elsa Morante, cioè lo scialle di Elsa Morante sul balcone con un gatto, per cui ha già evidenziato alcuni emblemi di Elsa Morante. Allora, al di là della copertina, qui c'è una nota biografica che dice, recita in questa maniera, scritta da Elsa Morante, voluta da Elsa Morante, non dall'editore. Elsa Morante è nata a Roma, dove vive, pur tornando spesso nei paesi del sud d'Italia a cui si sente legata da profonde affinità. Cioè ha bisogno di aprire questa parentesi che le porta via 3 righe della biografia, perché compare per la prima volta un concetto: sono nata a Roma, ma ho una geografia spirituale del sud, cioè la categoria del sud. Poi continua con Pubblica, aveva pubblicato Favole, la sua attività comincia nel 42, cioè sono delle note. Tanto che avevo chiesto: ma cos'è che ti ha colpito? Lui dice: perché ha bisogno di dire perché perde tempo in una breve nota biografica nel dire che è legata da profonde affinità al sud d'Italia?
forse sta iniziando una contrapposizione forte ideologica tra nord e sud, tra una categoria mentale del nord, Milano, Torino, del nord d'Europa rispetto a un'idea di meridione o di terzo mondismo, no? Eccessiva come lettura. Un poeta riesce tra le righe a leggere questi segnali. Da quel momento in poi comincio ad acquistare tutte le edizioni di maggiore disprezzo economico legate a Elsa Morano e compro Menzogne e Sortilegio, oltre che nella prima edizione, nell'edizione Mondadori in due volumi, super tascabile. Non so se notate l'orrore della copertina e della confezione, dovevano essere presentati accattivanti. Potere. Dunque qui Elsa Morante non può controllare il mondo, ma può controllare la nota biografica. Può, alla richiesta dell'editore, in questo caso Mondadori, che la pubblica qui siamo nel 66, 2 anni dopo qui, e fa una nota biografica. Elsa Morante è nata a Roma, per virgola, da padre siciliano. Più virgola. Per lei diventa un blasone, un DNA spettacolare. Io sono una donna del sud, del profondo sud. Addirittura, che qui non ho portato, in Menzogne e Sortilegio, nella prima edizione, perché poi me le sono guardate tutte, così fa capire come un input può creare una voragine di passioni e di interessi a livello collezionistico. In Menzogne e Sortilegio, lei aveva detto che era nata in un quartiere popoloso di Roma, molto popoloso di Roma. Non diceva qual era la sua testaccia. Noi lo sappiamo, via Amerigo Vespucci 41 nasce Elsa Morante a testaccio. Però in quel momento non riesco bene a capire perché è ancora vaga la sua leggenda. Adesso comincia a mettere a posto, prima categoria il sud, addirittura del sud faccio parte anch'io, mio padre siciliano. Istitutore al riformatorio dei ragazzi discoli e da madre modenese, cresciuta tra le due guerre, ha trascorso la fanciullezza nel popolare quartiere romano del Testaccio, cioè seconda grande esigenza, urgenza biografica della propria mitobiografia è essere appartenente al popolo. Cioè, puoi uscire da due categorie, puoi uscire da un nord, da un centro, a sprofondare nel sud, e il secondo elemento che cominciamo a leggere qui è l'elemento popolare, il quartiere Testaccio. Pensate cos'è il quartiere Testaccio negli anni 50 e 60. A mo' di puro esempio, quando io che non sono di Roma, cioè vengo da fuori, vengo a Torino, per cui vengo dal nord. Avevo detto a mio padre che negli anni 50 era un emigrante calabrese qui a Roma. Quando ho detto a mio padre che ho comprato casa a Testaccio, ho visto mio padre dolente, dicendo, certo, una vita di sacrifici per farti studiare, per poter avere un figlio emancipato socialmente, e vai a abitare a Testaccio. Io, a Testaccio, un signor Rione, è una cosa spettacolare. Era talmente legato all'elemento operaio popolare e miserevole di Testaccio che non riuscivo a fargli fare l'aggiornamento. Sono passati 35 anni e è cambiato tutto. Sono passati 40 anni e è cambiato tutto. Riscopro tutto quando poi vado a leggere. Lei qui, a questo punto, diventa altro blasone da un quartiere popolare di Testaccio. Aggiunge poco dopo. La sua residenza è stata sempre Roma, sebbene essa nutra un affetto particolare per l'Italia del Sud. Sentite che a questo punto diventa l'Italia del Sud, diventa la Sicilia. Sono delle note apparentemente, chiamiamole di redazione, redazionali, e invece sono strapiene di segni. Credo che a questa altezza Elsa Morante ha capito che nulla vada trascurato e che lì lei può raccontare, non dico la sua vita, non sta raccontando la sua vita, sta raccontando il suo sogno di biografia. E vedremo dove arriverà, perché poi dovrà arrivare fino a un certo punto questo. Non si ferma mai, si fermerà solo in un momento ben preciso.
questo punto la mia caccia continua. Devo cercare di raccogliere tutte le possibili varianti. A un certo punto compare, questa è la prima edizione, eh? Il mondo salvato dai ragazzini. 68, 84, 66, Menzogne e Sortilegio del 61, quello dove accenna che è nato in un quartiere popolare, è appunto il 61. Qui siamo nel 68, anno fatidico a livello storico, ma direi anche, tendiamo a dimenticarcelo, perché dopo il famoso articolo di Pierpaolo Pasolini in favore dei poliziotti contro gli studenti, Pasolini scriverà una recensione al mondo salvato dai ragazzini dicendo: il manifesto politico rivoluzionario del 68 è questo, cioè tutti gli studenti universitari devono comprare questo testo, perché questo testo è il testo che sancisce gli elementi ideologici e di pensiero su cui fondare la rivoluzione del 68. Dice una chiarezza estrema in uno degli articoli di Vie Nuove, dove lui ha la rubrica del dialogo con i lettori, caos. Qui lei ha una prima edizione. Qual è la differenza? Che sulla prima edizione può avere un grosso controllo su tutto, perché la deve curare, è il suo primo libro, questa è la prima apparizione. E mentre può dare concessioni alle stampe, quando compare per la prima volta è molto attenta. Copertina, Bill Moore. Un dipinto carcere dalla condizione da cui dobbiamo uscire, e cioè la concezione del mondo come un elemento, un dispositivo carcerario. 68, la libertà, la rivoluzione. Questa immagine un po' fanciullesca, che ha qualcosa di dostoevskiano di lei con un fazzoletto, come una innocente, uso un termine da Dostoevsky, come un idiota o un innocente. E poi la prima cosa che ormai faccio è che vado a vedere la nota biografica. E puntato M, questa è una variante, non di Cezza, e puntato M, è tuttora vivente. Non mi so, qui non mi dite perché scrive questa parola. Non lo so, perché significa che è tuttora vivente. Vuole intendere che rispetto a una società di morti è ancora vivente? È circondata da zombie? È una delle note più brevi. La leggiamo senza che abbiamo la pretesa, la presunzione di sapere sempre tutto. M è tuttora vivente e abita a Roma. Io qui mi aspetterei testaccio, il popolo. No. Nell'unica compagnia di un gatto. Cioè, comincia la leggenda. Comincia una favola. D'accordo? Il gatto. Le sue amicizie, parentesi, poche, chiusa parentesi, le trova a preferenza fra i ragazzi, categorie dei non corrotti, ancora salvabili, perché questi sono i soli che si interessano alle cose serie e importanti, gli adulti, in massima parte. Si occupano di roba trita e senza valore. Sentite che non è più una nota biografica, è un proclama, è una visione ed è una vera e propria dichiarazione di intenti, anche molto forte, molto emozionale, lo vedremo fra poco. Un'altra cosa che mi sta stupendo è che non utilizza questa nota come farebbero tutti. E cioè, ha pubblicato nel 42, ha vinto il premio Strega nel 60, sta con. Cioè, rinuncia, chiamiamo in un libro Einaudi, a quella che è la storia letteraria, accademica, pubblica e vanitosa di un autore. Rimane, con questa però stranissima scelta, la foto, no, tutti mettono la foto. Continua così. In politica, virgola, e.M, è fino dalla nascita anarchica, cioè il cioè maiuscolo, anche graficamente, ritiene che il potere degli uni sugli altri viventi, di qualsiasi potere si tratti,
sia esso finanziario, o ideologico, o militare, o familiare, o di qualsiasi altra forma, origine e pretesto, è la cosa più squallida, miserabile e vergognosa della terra. Questo punto noi siamo in un'altra dimensione. Grande dichiarazione di anarchia, ma soprattutto il grande nemico qui radicale, ecco perché Pasolini la indica come manifesto, tutto è potere, tutto è frutto di potere, il problema è evitare questo potere, condannare ogni forma di potere, da quello familiare, quello finanziario, eccetera, diremo di una modernità assoluta. Continuo. Come professione o mestiere, il suo ideale sarebbe di andare in giro per le strade a fare il cantastorie. Ma siccome, tra le altre difficoltà, non è capace di niente fuori che di scrivere, dopo il presente libro avrebbe intenzione di pubblicarne ancora due, uno già pronto e intitolato Pro contro la bomba atomica, la famosa conferenza che fa a Torino. Comincia a Torino, deve fare il decreto 4, ma alla terza manda un telegramma perché no, abbiamo uno scontro con il pubblico contro il per cui c'è uno scontro fortissimo, il suo tono, la sua predicazione sul sud e sull'anarchia diventa irritante, tanto che il giornale La Stampa fa una breve nota dicendo che la serata è andata male, il pubblico ha protestato, molti sono usciti perché è troppo violenta e aggressiva nelle sue dichiarazioni. Pro o contro la bomba atomica è una piccola conferenza fondamentale del pensiero di Elsa Morale. E un altro, in preparazione di anni, intitolato Senza i conforti della religione, e poi basterà. In realtà è interessante, ma qui non ho tempo, perché lei tutte le volte, quando può, cita questo Senza i conforti della religione, che poi assumerà un altro titolo, ma soprattutto dire una cosa, è un libro, ormai me ne sono convinto, avendo tutte le biografie, è un libro che lei sogna, sa che probabilmente non uscirà mai, e fa parte dei libri impossibili che non sono mai esistiti se non nella mente e nel desiderio dell'autore, ma che entrano a far parte della bibliografia, cioè delle poche note bibliografiche che lei fa. Passo poco tempo, L'isola di Arturo. L'isola di Arturo, edizione tascabile in ristampa, dove il Guttuso scelto qui non viene scelto da lei. Questa addirittura viene pubblicata nel 69. Vado in ordine cronologico perché l'ordine cronologico è quello che ci permette di ricostruire questa mitopoesia tutta sua. Cosa fa nell'Isola d'Arturo? Ha l'introduzione, perché in questi libri si introduceva ai lettori, e nell'introduzione fa una lunga nota di cenni sulla vita e sulle opere. Che cosa troviamo? Troviamo questa prima frase, che adesso ci risulta assolutamente comprensibile e ovvia. Nata da famiglia di pochi mezzi finanziari a Roma, crea un nuovo concetto, aggiunge un nuovo elemento francescano, che è la povertà. Non solo popolare e proletaria, non basta più la connotazione storica, testaccio, sociale, popolare, ma addirittura la dimensione della povertà, cosa non vera poi in realtà. Allora, quali sono gli elementi nuovi di questa pagina? Pochi mezzi finanziari, poi il padre. La sua infanzia trascorre, dopo diventa, nel quartiere popolare romano di Testaccio, dove il padre, aperta parentesi, siciliano, chiusa parentesi, ormai è rimasta come importanza, fa l'istitutore del riformatorio, poi dice le sue amicizie. Sono stata una bambina, un'adolescente sola. L'unica compagnia erano i gatti, ma i gatti, i miei familiari non li volevano. Per cui, come i gatti erano cacciati di casa, a un certo punto me ne sono andato anch'io via di casa. Aggiungo un elemento nuovo: la fuga dalla casa paterna, l'abbandono come un figlio o figlia disobbediente della protezione del nucleo familiare per intraprendere la strada solitaria, anarchica, povera,
addirittura dice periodi di inferno come miseria, costruisce un po' una sua bohème, un po' alla Turambo, la mia bohème, in cui lei è una giovane poetessa, giovanissima, sola. Aggiunge soltanto una cosa, l'elenco dei suoi amici più cari. Un elemento nuovo, però cosa dice? I suoi più cari amici di quel periodo sono un ciociaro di nome Raniero, pastorello di capre e flautista, e secondo grande amico, tutti aspetti, un altro, c'è un nome, si chiama Filippo, è un gatto nero. Due creature affettuose da cui poi la vita la separerà per sempre. Allora, come vedete, sta diventando una favola, con tutti gli elementi della favola, addirittura con un'Arcadia particolare, che è il pastorello della ciociaria, che ha un suo nome, un amico, tutto fuori dalla società, chiamiamola, medio, piccola, borghese, che sta eliminando totalmente la povertà, la Sicilia, il quartiere popolare di Testaccio, la fuga da casa, la solitudine, l'assoluta sofferenza, economica. Amici che non appartengono al grande mondo, quello che chiamiamo il mondo del potere, dei palazzi, eccetera. Non c'è una storia letteraria, è semplicemente una favola, un racconto di miti a cui tiene profondamente. Passiamo di 2 anni dopo, 71, ristampa del mondo salvato dai ragazzini. Se vi ricordate, abbiamo parlato poco fa, era una ottima annotazione biografica perché si parlava dell'anarchia. Vediamo come la gestisce qui. Allora, qui viene aggiunta un'altra nota introduttiva dove c'è una nota biografica e devo dire che in questa nota biografica ritornano tutti gli elementi che abbiamo visto fino ad adesso, in particolare però l'esercizio del potere come vizio degradante che rende ciechi alla realtà e il rifiuto della categoria degli adulti. Cioè non è più soltanto un rifiuto sociale della borghesia, non è soltanto un rifiuto economico della ricchezza, del denaro come corruzione dell'anima, ma addirittura dell'età adulta. Aveva già detto che in genere lei ama stare con i fanciulli, i ragazzini, sono i suoi compagni di avventura e di vita. Ma quando poi deve concludere con la nota biografica, che ci vuole sempre, comincia così. Elsa Morante è nata a Roma. Da padre siciliano e da madre emiliana, capitati entrambi a Roma nei tempi della guerra, eccetera. A meno di 18 anni, interrotti gli studi, hanno abbandonato definitivamente la casa paterna. Allora, il rifiuto del padre, che è simbolico, è il rifiuto del patriarcato e della casa del padre, diventa più ormai un elemento che nella biografia precedente risultava come avventura alla Rambeau, qui diventa un'avventura costitutiva, da quello che colpisce il finale. Attualmente vive sola a Roma. A chi domandi il suo ideale politico, risponde che è un'anarchia. Il suo ideale politico è un'anarchia dalla quale si escluda ogni forma di potere e di violenza. Essa non ignora naturalmente che si tratta di un'utopia, ma è convinta d'altra parte che l'utopia è il motore del mondo e la sola reale giustificazione della storia con la S maiuscola. Siamo nel 71 e qui sembra già sta lavorando alla storia con la S maiuscola, che sarà il romanzo del 74, dove farà convogliare tutti questi elementi. Ma c'è un'altra aggiunta. Avete visto che lì diceva vorrebbe fare la cantastorie. C'è una nuova categoria. Elsa Morante in queste biografie è una caratteristica. Ogni volta fa un passo sempre più esterno, sempre più radicale.
anche il suo ideale privato è utopistico e sarebbe, come ha già confessato nella prima edizione di questo libro, di andare in giro per il mondo a fare la cantastorie. Questo mestiere, infatti, le permetterebbe, tra l'altro, di incontrare l'unico pubblico che oramai sia forse capace di ascoltare la parola dei poeti. Qual è questo pubblico? Volendo fare lei la cantastorie, sono gli analfabeti. Solo gli analfabeti. Qui si ricorderà di questa nota a Pasolini quando scriverà nel 75 aboliamo la scuola dell'obbligo. Perché una cultura media, una cultura piccola è più dannosa di qualsiasi altra cosa. O la cultura a altissimi livelli o diventa presunzione bassa. Ma qui si delinea quello che è il sogno, direi doppio, della lettura. Perché storie significa leggere le poesie. Dunque andare in giro e distribuirle o leggerle in pubblico o andare nelle scuole. Nelle scuole direi neanche medie, ma elementari e cominciare la lettura. E l'altra è un pubblico di analfabeti. Tanto che questa nota biografica chiude con una citazione che userà tantissimo di Valerio. Ora è analfabeto a chi è ne scrivo, io scrivo per chi è analfabeto, intendo chi non ha la presunzione della lettera, cioè il potere della lettera. Il problema dell'analfabeto, dell'alfabetizzazione qui è il potere della lettera. Arrivato a questo punto, avevo solo ormai un tassello, ma no, e cioè a questo punto nella storia, che cosa fa? È un libro. E come oggetto, già come oggetto, prima di aprirlo, è un libro deflagrante. Perché? L'abbiamo qui, anzi, questo viene dall'archivio, dalla biblioteca di Elio Pagliarani, direi che viene invece da Maria Concetta, però non c'è tua firma, è tuo, e dunque ha già una sua storia, Sì, ha già una storia della storia, posso dire ha una una storia cosa? qui, sì. A Pagliarani non piaceva il Lo lavorante. immagino. Non ho capito perché mai se non piacesse come persona Come o come persona. non gli piaceva. Quindi noi non credo, abbiamo forse solo quel libro o pochi altri di Elsa Morante, e questo lo comprai io quando uscì perché invece lo volevo leggere. Certo, Sì, perché ma lo credo che Pagliarani l'abbia spogliato molto di sì, è tenuto significato. benissimo da questo punto di vista. Allora, libro rivoluzione. Indipendentemente dalla lettura, cioè per un bibliofilo, per uno che fa la storia dell'editoria, dice: ma che succede? E notate la prima cosa, che è una prima edizione in brossura e non incartonato, con la sua coperta, versione tascabile, cosa a livello economico editoriale inesistente nel 74. Le Einaudi si trova sotto il diktat di Elsa, che dice una cosa. E qui tutto quello che abbiamo detto si concretizza in un libro. Elsa Morante dice: il prezzo deve essere basso. Studente. Chi ha fatto lo studente? Tutti quelli che abbiamo studenti sappiamo quanto abbiamo sofferto nel non poter comprare tutti i libri che volevamo comprare. A noi ci hanno salvato le bancarelle. Come l'hanno salvati, e magari hanno salvato tutti i grandi autori. Guarda qui ancora una volta Pasolini che ricorda, porti una volta a Bologna dove nelle bancarelle comprava i libri. Ricordo sempre una bellissima intervista a Umberto Eco, in cui chiedevano a Umberto Eco il successo di Il nome della rosa. Che cosa ha comportato a livello economico? Cioè, dov'è che lei ha capito di essere lì, o meglio, si è compiaciuta l'impresa? Lo ammetteva. Ho guadagnato parche di soldi. E lui risponde a questo: entrare in una libreria e non girare il libro per guardare il prezzo. Cioè, si capisce che è un grande lettore, perché questo è un gesto che abbiamo fatto e facciamo tutti. È un gesto meraviglioso, secondo me, perché è il dolore economico legato alla lettura. Cioè, il fatto che tu vai in una libreria
non so, credo sia successo a molti di voi, io ho fatto letture in alcuni anni come ginnasio che dipendevano dal prezzo dei libri. Cioè, su 10 libri, quello che costava meno erano una giornata di Ivan Denisovich di Solgenizzi, non era detto che capitasse bene, non ho letto Chekhov e in quel momento non ho letto Solgenizzi, perché ci ho fatto, uno poteva dire, vai in libreria, e no, il problema è possedere, averli, e poi metterli sulla libreria per dire questi sono tutti letti. Cioè, chi è stato ragazzo sa perfettamente che è un gioco di gloria la lettura. Allora, dietro a questa scelta c'è un gesto semplicissimo. Gli studenti, in prima edizione, prenderanno questo libro, lo gireranno e diranno: costa poco, costa niente. Il corrispettivo, intendiamoci, è come se oggi, se l'avesse fatto in brossura con il cartonato e sovraccoperta, 21 euro, mettiamo 20 euro, 9 euro, la brossura. La brossura così. Dunque era un taglio impressionante di costo. Uno, perché usciva in edizione economica, cioè modesta. E due, perché sarebbe costato pochissimo. Il braccio di ferro tra Elsa Morante e le navi è spaventoso. Le navi dice: è un romanzo che stiamo pubblicizzando da 2 anni. Lo aspetta mezzo mondo, lo comprano. Cioè, a 20 euro, adesso siamo a questo punto di riferimento, lo comprano. Perché questa follia? In realtà avrà ragione Elsa Morante. Le vendite saranno impressionanti, oltre ogni calcolo, per cui loro avevano calcolato: se lo mettiamo in cartonato sulla coperta, facciamo, adesso qui invento, 20 milioni, e invece ne fecero comunque 60 in brossura. Per cui il libro ebbe un grandissimo successo, ma dietro c'era, secondo me, questa grandissima alla Simone Weil, altro autore amato, Elsa Morante, attenzione al dolore economico del singolo. La casalinga che vuole leggere, e questo è rivolto a tutti, il romanzo, che è il primo gesto che compie questo, qual è il problema? Devi aspettare un anno l'edizione economica. Per cui anche questa gerarchia è un supporto. Anzi, dice una cosa: coloro che lo dovessero mai comprare in brossura con sovraccoperta sono i lettori dei libri. Per cui non importa niente di non darlo a loro. Io amo gli studenti, amo le casalinghe, amo gli operai. Operai, so benissimo, vengo dalla figlia di operai della Fiat, so benissimo che significa. Quando dicevo a mio padre: senti, il gesto era accidenti. Cioè, così 3 libri costerebbero così tanto? Vabbè, è tanto. Io ricordo quando c'erano il 50%, c'erano le fiere. Tremendo. I Remembers è una specie di paradiso, di Eden del lettore, d'accordo? Tutto al 50%, e ti rifacevi di un anno di sofferenza, no? Accumulavi tutti questi libri che costavano poco. Una cosa che ho sempre sognato, di fare una storia dell'economia reale del libro, E lì dobbiamo lavorare su su questo. questo, su un problema di questo genere. Allora, intanto, pensate quale meraviglia di cristallizzazione economica c'è dietro questa scelta. Per cui io adoro tantissimo questo libro a livello di bibliografo. E ho tante copie, perché ce l'ho addirittura uno ancora con il cellophane. Difficile trovare, difficile, con il cellophane originario. Perché l'Einaudi aveva il problema del cellophane, perché si rovinava così. Per cui aveva un pochino di timore, bisogna pure metterci il cellophane. E come facciamo la distribuzione? Era un po' diversa da oggi. Alcuni. Ne ho uno molto bello con la dedica di Elsa Morante al suo ragioniere, che gli ha dato i consigli per i calcoli di denaro all'interno, no? Perché devo fare la traduzione, per cui dice: grazie della tua scienza per i calcoli, l'ho trovato una volta in una bancarella. E poi ce n'ho un altro paio con la dedica. Allora, soldi, l'economia, la copertina. La copertina è voluta da Elsa Morante, e cioè la famosa copertina con questa foto di Robert Capa con un bambino morto sopra il macello. Virate rosso. E Laudi dice: non si può fare né il bambino sulle macerie, perché non lo compra nessuno, tanto meno
Mira, per rosso. Rosso. Mirate il rosso. Ah, vi consiglio una cosa. Assolutamente si darà. Avete presente la copertina oggi della storia di Elsa Morante? Sapete cosa c'è? Potete vederlo in rete. C'è una macerie. Ci sono delle macerie in bianco e nero. In bianco e nero. Con un bambino vivo, seduto. Ci siete? Cioè, mettere a confronto questa immagine con la ristampa oggi della storia vi fa vedere il pensiero di normalizzazione e di costrizione all'ottimismo che rasenta il ridicolo. Per cui noi abbiamo questo bambino che è ritornato vivo in piedi e abbiamo annullato la tragedia. Tragedia che stiamo già cominciando a vivere di nuovo. Cioè, di cosa stiamo parlando? Per cui ha ragione lei. Anzi, direi che oggi uno dei motivi per cui ho scelto Elsa Morante è proprio quello che sta accadendo. E perché qua sotto c'è una frase di Lorenzo Morante, uno scandalo che dura da 10.000 anni, la storia con la S maiuscola, e cioè degli adulti, idioti, semplicemente, sancire il loro potere contro ogni forma di potere, qualsiasi esso sia. Uno scandalo di 10.000 anni. Altra cosa interessante, appena il Samorante non c'è più, la foto scompare. Pare questa. Oggi addirittura ce l'abbiamo vivo i bambini. Scompare anche la frase. Direi che la frase scompare dalla seconda. Viene tolta. Nei millenni non solo scompare la frase, ma c'è un'altra cosa. La fotografia diventa in bianco e nero. Solo con un'orlatura rossa intorno. Il manifesto pubblicitario che viene distribuito nelle librerie, cioè che anticipa l'uscita del libro, Elsa Morante non ci pensa che deve controllare. Quello che sfugge al controllo di Elsa Morante, l'Einaudi lo fa passare come se fossero tecniche di evasione, no? Allora, ce l'ho oggi, non l'ho portato perché è un po' ingombrante, 50 per 70. Il manifesto che andava in tutte le librerie nell'Einaudi e questo rosso, no? Veramente impressionante. Poi la prima cosa che ho fatto prendendo Della la nota più grande, questo punto era sti livelli, cioè è un libro che praticamente è un sasso, è un pietrino, questo è un libro da barricata. Vediamo le note più grandi, non me lo sarei mai aspettato, non ci sono, non compare, non compare. Elsa Morante non è neanche più vivente, e punto. Non c'è nessuna rilevanza. La sua presenza e la nota con la fotografia dell'autrice è nata, ha pubblicato, già l'aveva superato questo, aveva già superato totalmente, non gli interessava. Ma quello che è interessante è che dal 74 in poi, fino alla morte, tutte le ristampe dei suoi libri non hanno più notte. Prezzo una scomparsa nella sua, diciamo, nella supponenza dell'io, che è l'io dell'autore. È strano come, cioè, strano, forse anche affascinante, me lo auguro, come la storia stella, non abbiamo letto neanche, no, non abbiamo ancora, cioè, come il paratesto qui diventi per noi una traccia preziosissima, madre perlacea, devo dire, delle idee, delle lotte, delle convinzioni di un'autrice come Elsa Morante. E il fatto di capire che il libro come oggetto, ha un'importanza fondamentale. Perché? Perché è quello che sta nel mondo, è questo che sta nel mondo, non sono gli autografi. Gli autografi rimangono nel cassetto fino a quando non li hai pubblicati. Il dattilo scritto può interessare l'archivio, la biblioteca, può interessare quello che vi pare, ma in realtà Elsa Morante ci ricorda l'incarnazione attraverso il libro. E allora a questo punto cosa fa il Samurai? Controlla tutto. Tutto. La cosa interessante è che lei controlla anche la grandezza dei caratteri e i margini per un motivo, perché sa che, essendo molto voluminoso, da un certo numero in poi aumenta il prezzo.
Allora cerchiamo di immaginarlo leggibile, chiaramente. Ma perché l'Einaudi aveva fatto la pulpata, rossura, la diventata in due volumi. Grande, due volumi, schifo, che c'ha, dai, il prezzo. Se sono 9 euro e 9 euro, sono 18 euro, quello costa 20 e ci risiamo. Ma il Samurante non la preghiera dal punto di vista, per cui un po' di carattere. Ad esempio, le note l'apparato quello con le cronache storiche, con le cronache storiche sono piccolissime, sono caratteri minuscoli. Tanto che molti si lamentarono, eh? Cioè alcune lettrici, ad esempio alcune anziane, trovarono abbastanza scomoda il testo. Un'altra cosa, non abbiamo tempo, sembra di aver detto, di avervi già messo a dura pazienza, ma una cosa interessante, ad esempio, è l'indicazione che alcuni scrittori, soprattutto alcuni poeti, hanno fatto sull'interlinea, su immagini e sulla grandezza delle parole. Perché? Perché questa è la tradizione del mio libro. E dunque voglio anche che il lettore, qual è l'interlinea ideale per un lettore? Quanto devono essere immagini? È chiaro che questo è un libro fragile, per esempio, una delle cose più belle che ho visto negli anni è quante copie rovinate ci sono perché è stato letto. Cioè, questi sono libri lenti, ma te ne accorgi per un motivo rispetto al cartonato, che questi si aprono e si squadernano tutti quanti. Ora, notiamo che se noi adesso facessimo una esposizione delle prime edizioni di Alzamorante, avremo tutti i volumi corposi, incartonato e sovraccoperta, no? Sovraccopertinati, e apparirebbe, sembra da qua, penso, piccolo, fragile, ma con una copertina violentissima, è una frase che direi dovrebbe stare ormai scritta in tutti i telegiornali, con scatolo, da 10.000 anni, a cui lei teneva tantissimo, e che invece viene censurata praticamente come un'immagine così. Dall'Einaudi, dalle controllare le lettori e tutto quello che questo comporta. Per cui molto bella la storia editoriale della storia. Finisco solo con un input, perché non ci sarebbe tempo, le traduzioni all'estero della storia. Cioè, Samurante le controlla. Controlla le traduzioni. Ce n'è una e si darà. In Spagna. È appena morto per. E c'è ancora tutto il franchismo così e cambiano il titolo. L'immagine è una cosa vergognosa, sembra un film di Woody Allen, cioè ti fa capire che non è bella storia, ma c'è un soldato con un tale che sarebbe no, la protagonista che è un pretesto, una copertina così e soprattutto ci ho fatto. Questa scompare, questa scompare, ah, ovviamente non chiederò a lei niente, ma la cosa più grave è che scompaiono e censurate alcune parti del libro, quelle che riguardano i riferimenti alla guerra franchista e al fascismo spagnolo. Per cui la prima edizione Elsa Morante Viva in Spagna esce ipercensurata, camuffata, addolcita per detonare questa bomba che sarebbe improponibile. Non si intitola Storia, ma si intitola Un pezzo di storia. Un pezzo di storia. Cioè, non è tutta questa. Dire che la storia, voi capite che significa che tutto il male che vediamo, tutta la sofferenza che vediamo qua, è la sofferenza della storia sotto qualsiasi latitudine, qualsiasi anno. Cioè, la guerra è guerra sempre. D'accordo? Dire che è un pezzo di storia, delle tante che si possono fare, è già un diminuire. Lo trovate in rete, prendete, forse ci sono anche l'immagine, io anche ce l'ho la traduzione in spagnolo, l'ho comprata in rete perché è molto divertente questa interpretazione mielosissima, addolcita e inoffensiva del libro. Insomma, cercherà di intervenire con l'avvocato delle Einaudi, eccetera, però l'edizione va, cioè, nel senso diventa difficile fare un'edizione, puoi pagare una penale, tutto quello che ti pare, è difficile. Lei controllerà molto bene quella in lingua inglese, il traduttore sarà sotto il suo controllo, pagina per pagina, controlla riga per riga, è molto attenta che non ci sia tradimento, ma la sua esperienza della storia in Spagna è un'esperienza assolutamente di segni del male della storia che intervengono sul libro fino a deturparlo totalmente, a cominciare
dall'immagine rassicurante della copertina, addirittura da romanzo Sì, rosa, di rosa. appassionante ed appendice, considerando che in questo momento l'Einaudi ha fatto la stessa cosa, cioè ha trasformato l'immagine, adesso ha fatto una risurrezione più o meno discutibile del bambino, perché il bambino può muovere, non bisogna sapere che è pieno di che quasi tutti coloro che muoiono nelle guerre sono uccelli. In questo senso. Va bene, vi ringrazio perché spero che. Grazie a te, bellissimo questo percorso, questa attenzione agli elementi che accompagnano il testo, anche gli elementi contenutistici, tipografici. Bello, bello questo ragionamento su come poi l'autore può costruire Il suo personaggio. il suo personaggio. E poi alla fine della costruzione scompare perché ha raggiunto quello che voleva, non è bello. Quindi il personaggio costruito può scomparire. È molto bello. Senti, tu all'inizio parlando, siamo partiti parlando dei libri postillati Sì. di Carlo Cortina, no? È molto interessante questo studio sui segni del possessore, sulle sue sottolineature. E ti volevo dire che è talmente interessante, non so se lo sai, che la biblioteca e l'Università di Genova collabora con un grande progetto sui segni nelle biblioteche degli autori. C'è questo progetto Bello. e loro stanno così andando in giro e sono venuti anche da me, poi sono venuti una volta e ho detto: guardate che Pagliarani aveva un grande rispetto per le edizioni e quindi non le sottolineava Immaginavo. mai, non le distruggeva, leggeva con neanche le famose orecchie faceva il libro. Gianfranco Contini non li apriva neanche quelli più, siete presente che lui sentiva qualcosa, diceva così, scusate. Siamo ai limiti, proprio ai limiti, cioè non li apriva neanche. Questo dice molto, moltissimo, lo stato in cui si Certo, trova la biblioteca d'autore. E loro stanno facendo questo studio sulle varie biblioteche private, come da voi, che sono venuti da me, fanno vedere dei loro studiati. Quindi se tu fai una riflessione su questo, poi magari ti metto in contatto no? con Sì. No, Berisso, che è la no, Cortina persona faceva che conosco di più. orecchie su orecchie, piegava la pagina, sì, cioè nel senso E Giuliani gli figurativo. distruggeva, mi raccontò una volta, eravamo a Praga, che lui quando doveva viaggiare e aveva un libro molto voluminoso, che faceva? Lo tagliava a metà e si portava la metà che pensava poteva leggere durante il viaggio. Bastante. Quindi Giuliani, la sua biblioteca, l'ha Una trattata soluzione pure ideale, così. ma appunto anche economica, che ho conosciuto, che ho appreso da un collezionista, che lui ogni volta comprava due copie. Queste cose Una vere, andava dalla libreria e una Grazie. al busto. D'accordo. È abbastanza bene messo Quindi è economicamente. veramente molto interessante questo perché per ricostruire una storia letteraria non solo occorre un libro e la corrispondenza relativa al libro, ma anche occorrono i segni materiali del libro, Sì, quelli sono no? I importantissimi, segni però. materiali. Nei libri antichi, che so, la nota di possesso, l'ex libris, no? Nei libri contemporanei dove sono sparite tutte queste cose, c'è però la sottolineatura, la piegatura particolare, lo stato della conservazione. Mi ha sorriso perché ho trovato da poco un libro in cui mi ricordo se Massimo Boldenpelli restituisce un libro con una dedica al legittimo proprietario, sottolineando che sono passati 18 anni, che non gli aveva restituito. Per cui mette la data dicendo sono passati 18 anni ma te lo restituisco. Sì. Cioè è un'avventura incredibile, Certo. pensare di averlo perso, nessuno può più sperare dopo un certo numero di anni, e l'ho conservato perché mi piace delle avventure dei libri, no? Io ho Attraverso un libro le che è stato restituito come regalo di Natale. dediche.
lui era ironica perché io sono così è una cosa brevissima che mi va bene in me. A proposito, però, tornando un attimo sulla volante, sugli effetti delle cose, se vi ricordate quella bellissima canzone di Gaber che si intitola Non insegnate ai bambini. Non insegnate ai bambini, non so se voi la volete andare a sentire, io credo che sia un lascito, un assorbimento a parte di Gaber, una cosa del genere, assolutamente. Ascoltatela se non avete riascoltato le canzoni. Senti, e sul, facendo un salto e ritornando al nostro caso Puccini, nella biblioteca ci sono delle dediche. Tra cui c'è un Ariello Ah, a Carlo Puccini. ci È anche sono. molto bella, molto bella, lo incoraggia, credo che abbia appena ricevuto. O abbia appena letto Strana Categoria 75, potrebbe essere, e gli dedica e gli dà, oppure ce l'aveva già Carlo che si può fare la dedica, quello della Feltrinelli Lungo, di Ah, pensione, ecco. E tu hai in mente di fare qualche, perché io ho in mente da tanto di fare un convegno e una riflessione sulle dediche, perché qui ne abbiamo trovate in biblioteca almeno 350. E adesso questa collaboratrice bibliotecaria, che ancora non lo sa, verrà chiamata a ritrascriverle e a fare con Access un elenco di queste dediche, no? Sì, E se io ne ho tu ce ne hai tantissime, tante, ne ho se tante, potresti soprattutto ne essere ho coinvolto in alcune questo. che raccontano le storie. Raccontano le storie. Appunto, perché allora la dedica è un genere Certo. dall'antichità fino al 1900, è un genere che ora scompare perché con le mail e con il libro virtuale la Sì. dedica non esiste più. E quindi un momento di riflessione su questa altra parte della nostra storia culturale che è finita, che è conclusa, e potrebbe essere interessante, Sì. perché le Pieno di abbiamo. aneddoti, pieno di cose, certo. Sì, ma proprio anche proprio come genere, anche tipologia di dediche, no? E quindi preparati a le sistematizzi A a ricercare, a rintracciare, a rintracciare. ricercarle, a rintracciarle. Bene, volete fare qualche domanda, discutere ancora di questa bellissima tematica? La biblioteca di Carlo Puccini, tu hai avuto modo di guardare e sfogliare la tua domanda? No, ancora, però molta sì, di fare una divisione tra i libri di lettura suoi, quelli con dediche particolari, i suoi interventi di vista, cioè nel senso che io ho trovato indicazioni di pubblicazioni che non avevo mai tracciato. C'è da dire che riguardo l'attività di Carlo Bordini, lui non aveva nessuna cura. Cioè nel senso che l'edizione, credo, completa di tutti i libri, la possegga io, però viene da me. Quando andavo da Certo, lui per farmi fare la dedica, mi diceva ogni volta: ma dove hai trovato questo? Neanche mi ricordavo di averlo pubblicato. Per cui in alcuni casi mi chiedeva lui se riuscivo ad avere un numero in più. In quello aveva un straordinario disinteresse di tipo letterario, cioè non era un letterato in nessuno. Carlo Bordini era tutto tranne che un letterato, per benissimo. cui questo mi piaceva moltissimo. Questa sua trasandatezza o insufficienza, intendo proprio c'è l'ultima edizione, ci sono lì le mie poesie, vanno usate, no? Vanno usate, poi poteva regalarlo, poteva smarrirlo nei vari traslochi, non aveva nessuna conservazione di quello. Casomai l'unica cosa che lui ha conservato dei libri d'amici, cioè li conservava perché erano amici, perché avevano o perché non c'erano più, cioè nel senso erano stati quelli smarriti della vita, dalla vita stessa, e
a cui è legato, ad esempio, mi chiede la dedica a lui, a Maria Rosselli, cioè me l'ha regalata dicendo che probabilmente non le dico. Penso che per lui era prezioso da Perché conservare. cos'è questa dedica di Emanuele No, è Rosselli? normale, all'amico, al sempre amico, al non mai cessato amico, si capisce che aveva, cioè, molti si vantano di amicizia con Emilio Rosselli, ma lì ci sono le tracce. Però il libro era interessante perché oltre alla dedica lei faceva alcune correzioni all'interno, alcune Diventa molto interessante perché sono modificazioni. delle, come dire, un valore estrinseco del libro che diventa intrinseco poi studiarlo, cioè non avevo mai avuto modo di studiare questo particolare del con quanto sia, abbia valore appunto questo apparato estrinseco a quello che poi è contenuto, vedo proprio estremamente Questo di importante. uno o due, però, cioè, di Emilio Rosselli aveva quasi tutti i libri conservati. Uno, adesso ricordo bene perché lo dire a parte, con la dedica, la cui tenevo molto, così come molto, le dediche, i libri, sempre un ricordo. Un anno, ma anche meno, prima della sua morte, abbiamo fatto un viaggio a casa della vedova, a casa di Lollini. E l'ho visto particolarmente felice di vedere quella casa, e abbiamo mangiato, quindi poi mangiate non finivo più lì dentro. E mi ricordo che durante il viaggio andate intorno in macchina, abbiamo parlato a lungo dell'amicizia e della parabola esistenziale straordinaria, per raccoglierci, per conservare la mia memoria. Anche l'archivio Lollini è andato a Comunque, questa tua attività direi che personalmente, direi genericamente definita di microstoria assoluta di elementi, che tante volte viene un po' settualizzata, ma da lì riemerge una comprensione anche di tanti altri. La dedica su però è una frase, un dialogo, cioè la persona e lo scrittore che parla con la persona che gli sottopone il libro. Quindi è Sperando che in proprio molti un casi la dialogo persona che è andata lì, no? In contraddittorio. quel momento, no, in molti Sì. casi Poi quando viene ho una richiamato, dedica quando che viene adesso richiamato. ho una dedica di un poeta a una, diciamo, ancora poetessa in erba, i due dopo diventeranno avanti, eccetera, ma la dedica è da, come si dice, un po' ci diremo marpione, cioè nel senso è una dedica già corteggiamento, è già piena di spirito saggio, è già un avance. D'accordo? Di un autore molto serioso che però in quel momento è come un po' ebro dall'apparizione di questa poetessa e fa una dedica che ti stupisce perché senti che è andata fuori misura, fuori dalla sua misura. Quella sì. Mutè è una dedica che si usava moltissimo allora per chiedere una recensione. Però molti lo sapevano fare molto bene. Ad esempio, alcune dediche bellissime, devo dire, di Adriano Spatola, in cui mi dice: se non fai la recensione, dammi me. Ma scherzoso. Cioè, questo va bene recensire, o questa è l'ultima cosa che vedi. Cioè, mi dispiace, ma mettiamo le cose chiare. È qualcosa in cui si sottolinea la relazione anche soltanto in quel momento che avere un incontro tra lo scrittore della scrittrice e chi è il libro. Però è soltanto per un momento sottolineare la relazione. Ecco, si diventa storia perché E chi la rilegge e sì, devo magari dire, non molto sa belle, ad nulla. esempio, una coincidenza molto bella quella di dove c'è questo discorso che diceva lei. Cioè, Zamorante fa una dedica dove ragiona del nome, questa ha detto mi chiamo
Maria Sì, comincia a e lei dire un nome che ho sempre bellissimo, amato e già questo ci rende vicini. bellissimo. Così è una pagina intera su Menzogne e Sortilegio. Bellissimo. Ti metti in dialogo con chi è lì in quel momento. A me è successo una Bellissimo. volta un libro di Jean-Marie Glaise, una presentazione a Roma, qui a Loggia, chiaramente non ci conoscevamo. Lui mi guarda, mi fa sedere, mi scruta, poi mi fece una bellissima. Prego. È bello, eh? Bello quello che dite, e credo che Molto sia interessante. una riflessione sull'argomento. È molto Bene. interessante quello che ha sottolineato per noi stasera il nostro relatore, tra virgolette. Sì, però, ed è bello anche questo spostamento dell'opera letteraria che diventa fonte d'archivio, Certo. Bene, allora ringrazio Giuseppe Carrera e saluto tutti gli intervenuti che adesso mi sembra però non vedo bene siano andati via. Comunque un saluto a tutti e ci vediamo martedì prossimo per uno degli incontri con gli studenti del Liceo Ancomarzio di Ostia e giovedì prossimo per un altro dei nostri incontri. L'orario è sempre quello delle 5 e mezza. E quindi niente, seguiteci sulla pagina Facebook della biblioteca e sul canale YouTube della Biblioteca Emilio Pelierani. Grazie e buonasera.